Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Benvenuti anche a questo nuovo episodio di Guida alle Armi. E ragazzi, questo è il FAMAS. Il FAMAS mangia la fanteria, soprattutto se siamo sulle brevi distanze. Ma iniziamo, come al solito, con l'elencarvi le statistiche principali dell'arma, le più importanti. Innanzitutto, dato che è un fucile d'assalto, troviamo il solito danno massimo di 25 e il solito danno minimo che si aggira intorno ai 18. I colpi cominceranno a perdere d'effetto dopo 8 metri e raggiungeranno il danno minimo di 18 a 55 metri. Ora, la cosa più impressionante del FAMAS sono senza dubbio i 1000 colpi al minuto che riesce a sparare. È infatti una delle armi del gioco con il ratio di fuoco più alto. I colpi voleranno a 630 metri al secondo e voleranno a 300 metri al secondo in meno con un qualsiasi silenziatore attaccato. Il numero dei colpi contenuti in un solo caricatore sarà di 26, quindi un numero ridotto, cioè 5 proiettili in meno rispetto a quello a cui siamo abituati nei fucili d'assalto, soprattutto, che solitamente ne tengono 30. E questo porta ovviamente uno svantaggio all'arma in confronto alle altre. E poi a questo un altro svantaggio che si aggiunge a quest'arma è la ricarica, che è davvero lunghissima, perché una ricarica normale, l'animazione della ricarica normale durerà ben 3 secondi e 55, mentre la ricarica tattica durerà 2 secondi e 8, sicuramente fra i tempi più alti per i fucili d'assalto. Ora, il rinculo è abbastanza semplice da controllare, infatti è di 0,4 verso l'alto, 0,4 a sinistra e 0,6 verso destra. Quindi, praticamente, il rinculo è abbastanza prevedibile, cioè verso l'alto e un filino verso destra. Noi quindi, per compensare il rinculo, dovremo tirare un filino verso il basso e un filino verso sinistra. Questo non dovrebbe essere un problema per chi è abituato a usarlo. Ma adesso andiamo a davvero scoprire i lati migliori e peggiori dell'arma. Come abbiamo visto, la statistica principale, la più impressionante di quest'arma, è senza dubbio il ratio di fuoco, che è di 1000 colpi al minuto, che sono davvero davvero tantissimi. Il problema è che questa statistica può diventare sia un vantaggio che uno svantaggio. Perché? Perché avremo divorato tutto il nostro caricatore in pochissimo tempo. Un caricatore solo ci basterà per una o massimo due persone. Quindi vedremo spessissimo un'animazione della ricarica che dura tantissimo. Quindi, a livello di gestione dei colpi, gestione di ogni singolo caricatore, dobbiamo essere sicuri che ogni nostro colpo valga, e con questo intendo non dobbiamo mancare colpi, e per fare questo vi consiglio vivamente di andarvi a vedere il mio video su come aumentare la precisione, semplicemente perché tutti quei consigli vi torneranno estremamente utili con quest'arma. Innanzitutto dovete stare fermissimi quando sparate, non tanto perché il rinculo è alto, ma per il fatto che saremo talmente veloci a sparare i colpi che il rinculo si sentirà davvero davvero tanto. Già che ci siamo, vi consiglio il mirino, vi consiglio ovviamente un mirino che non sia quello metallico, perché fa abbastanza paura quello del FAMAS, è meglio di quello di Battlefield 3 ma fa ancora abbastanza paura, blocca davvero metà dello schermo se vogliamo essere gentili. E ovviamente vi consiglio di non mettere assolutamente uno zoom. Il mio mirino preferito è il Coyote, perché ci dà una libertà visiva incredibile, però anche il Cobra non è male, e anche il mirino punto rosso americano può svolgere il suo lavoro benissimo. Quindi quello dipende praticamente soltanto da voi, dal giocatore. Ora, tornando al ratio di fuoco, riusciremo a buttare giù un bersaglio davvero davvero in poco tempo. Infatti, se ci troviamo davanti qualcuno a poca distanza, e con questo intendo 5 metri di distanza, può usare qualsiasi arma. Se è una qualsiasi arma che non sia un fucile a pompa, potete già essere sicuri di aver vinto quello scontro a fuoco. Riguardo a questo, potrete essere sicuri di non subire neanche un punto di danno se andrete di pre-fire. Il pre-fire con quest'arma infatti è una cosa assurda, voi passate l'angolo già sparando, però dovete stare attenti perché riuscirete a mangiare un caricatore talmente in fretta
che molto spesso finirete il caricatore prima ancora di vedere il vostro bersaglio perché avete fatto prefire. Quindi dovete stare attenti a non esagerare con l'anticipare la raffica. Per quello che riguarda l'atterrare i propri bersagli, dovete imparare a conoscere l'arma al punto da capire quando siete riusciti effettivamente a ucciderlo, perché sennò quando dovreste sparare 5-6 colpi per uccidere il vostro avversario ne sparerete molti di più. E tenere il grilletto premuto troppo a lungo con quest'arma significa davvero sprecare tanti proiettili, ed è l'ultima cosa che vogliamo fare. Perché un caricatore abbiamo detto che se ne va come niente. Ogni volta che uccidiamo qualcuno sprechiamo un sacco di colpi perché li manchiamo e perché il nostro alterato di fuoco ci impone di mancare i colpi, perché se noi spariamo così tanti colpi è ovvio che non tutti vadano a segno. Quindi automaticamente andremo a perdere tantissimi colpi e questo risulterà nel finire tutti i colpi a nostra disposizione in pochissimo tempo. Giocare con un superto in squadra quindi qui è sicuramente consigliabile, quindi dobbiamo imparare a colpire con ogni singolo colpo. Non va bene usare quest'arma sulle lunghe distanze, scordatevelo, anche le medie distanze non è che siano proprio perfette per il FAMAS. Dovete cercare di avvicinare, di chiudere la distanza fra voi e i vostri avversari. E lì sarete imbattibili. Se riuscirete ad andare da vicino ai vostri avversari sarete avvantaggiati di tantissimo. Però dovete sempre stare attenti al tempo di ricarica, che come abbiamo visto, anche se lo vedremo tanto spesso, perché continueremo a vedere il tempo di ricarica, cioè l'animazione della ricarica sempre ancora, perché butteremo giù uno, massimo due bersagli prima di avere la necessità di caricare nuovamente. Dobbiamo stare attenti quando ricaricare. Perché? Perché se noi finiamo il caricatore dovremo aspettare 3,5 secondi per avere 26 colpi nel caricatore. Quindi dobbiamo stare estremamente attenti a quando caricare. Giro l'angolo, uccido il nemico, torno dietro il mio angolo dove so di essere al sicuro, ricarico e quando ho finito la ricarica sono pronto a riaffrontare i miei avversari. Se non sono sicuro di avere la via libera, tengo sempre la mia secondaria in mano, fin quando non sono sicuro di aver svuotato la zona o fin quando so di avere la copertura dei miei alleati. Quando sono da solo, preferisco tenere la secondaria in mano piuttosto che andare a ricaricare il FAMA, semplicemente perché ci mette davvero tanto, perché persino la ricarica veloce durerà 2,5 secondi, che sono, come ho già detto, tantissimi. Quindi tenete una secondaria di cui vi fidate, una secondaria ottima. Io tengo la SW40, che come ho detto il video scorso è un'arma che mi piace tantissimo ed è una secondaria con cui mi sto trovando anche molto bene, e per di più va bene anche dalle medio lunghe distanze, e questo diciamo che va un po' a compensare questo fatto che il FAMAS dalle medio lunghe distanze non sa fare niente. Quindi io spesso, invece di affrontare i miei avversari sparando in micro bursting, preferisco cambiare arma, tirare fuori l'SW40 e ucciderli con quella piuttosto che con il FAMAS. Però come state vedendo magari anche nel gameplay, quando trovo un avversario su delle medio lunghe distanze col FAMAS, medio lunghe distanze, oddio, per i suoi canoni, poi ovviamente dipende dall'interpretazione di medio lunghe. In ogni caso, quando trovo un avversario che mi sembra un po' fuori portata per il FAMAS, basta stare fermi, immobili, non muovere più un passo, e nel frattempo ovviamente sparargli in brevi raffiche, e vedrete che anche quest'arma guadagnerà di precisione in una maniera assurda e riuscirete a buttare giù il vostro avversario, perché due o tre raffiche con quest'arma spareranno 15 colpi più o meno, quindi 5 colpi a raffica, e state sicuri che lo colpirete almeno le 5-6 volte che dovete colpirlo per ucciderlo. Quindi un'arma bestiale, provatela, cercate sempre di chiudere lo spazio fra voi e il vostro avversario, abbiate una secondaria di cui vi fidate e soprattutto state attenti quando sparate di essere il più preciso possibile. Piccole raffiche, colpite tutti i colpi che potete, perché non dovete buttare via nemmeno un proiettile. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!